Siamo qui con Ivano Silvestri, top scorer del Viest. Allora, dopo la vittoria col Sansevero arriva la seconda sconfitta fuori casa con una delle componenti della triade che insomma compone diciamo la vetta di questa classifica. Ecco, cosa ne pensi della partita? Vabbè, innanzitutto dobbiamo dare merito al Cerignola, che è una squadra quadrata, diciamo, e completa in tutti i reparti. Magari a noi manca quello, un po' di rotazione in banchina. Abbiamo tenuto i primi due quarti, però alla fine è venuto fuori il talento di ognuno dei giocatori del Cerignola e ne dobbiamo dare merito. Sono sorpreso quest'anno per il campionato di Serie D, perché di solito è stato sempre un campionato, diciamo, medio-alto, dove c'erano due o tre squadre all'incirca che se la giocavano. Però quest'anno c'è Sansevero, Manfredonia, Cerignola, ci siamo noi. 5-6 squadre agguerrite, il campionato è molto, molto duro. Ecco, il secondo quarto termina con un più 9 per l'Olimpica Cerignola, forse poca attenzione, poca concentrazione della vostra difesa e un'alta tensione hanno permesso l'ascesa, hanno favorito l'ascesa degli avversari. Sì, è chiaro, perché noi ci siamo trovati un'inaspettata zone press del Cerignola, dove comunque c'erano i due playmakerini che sono come due diavoli, diciamo, che ci hanno pressato, hanno recuperato e sono stati bravi a passare in vantaggio, e poi comunque loro non mollavano mai, si buttavano su ogni pallone e non bisogna screditare, perché la realtà è stata quella, insomma, il punteggio fa parlare da sé. Ecco, la prossima partita sarà col Diamond Foggia, quota 8 punti, ecco, come affronterete la prossima partita? Vabbè, noi dobbiamo affrontare, innanzitutto dobbiamo lavorare bene in settimana, parlare di meno, che come si dice in ogni società è difficile gestire tante prime donne, e bisogna lavorare e affrontare al meglio la partita, perché Foggia comunque è anche una squadra di giocatori di valore, insomma. Va bene, grazie.